Allora aprì la sua bocca per ammaestrarli, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così del resto perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa si dovrà dare sapore ai cibi? A null'altro sarà più buono se non ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sul monte non può restare nascosta. Nemmeno si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, la si pone invece sul candelabro affinché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedendo le vostre buone opere glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Non sono venuto ad abrogare, ma a compiere. In verità vi dico, finché non passino il cielo e la terra, non uno iota, non un apice cadrà dalla legge prima che tutto accada. Chi dunque scioglierà uno di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li metterà in pratica e insegnerà a fare lo stesso, questi sarà considerato grande nel regno dei cieli. Vi dico infatti che se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli.